un miracolo evidente ha fatto Gesù a questo matrimonio. Era finito il vino, e quindi la festa senza vino è una festa triste. E allora chi è che si preoccupa del mezzo? La madre di Gesù. Va dal figlio e gli dice: Gesù, è finito il vino. Cosa ho a che fare con te, donna? Non è giunta la mia ora. Ma lei, sicura di sé, dice ai servi: fate quello che vi dirà. Quindi con queste parole, ecco, si compie un grande miracolo. Fate quello che vi dirà. Ecco, quando si parla della Madonna, quando si parla dell'intercessione, ecco, perché noi possiamo chiedere, ecco, una preghiera per un fratello, per una sorella, possiamo chiedere a Gesù per una guarigione, per una liberazione. Quindi noi siamo intercessori, possiamo intercedere su Gesù, sulle persone care, sulle persone che hanno bisogno, ecco, di guarigione, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di pace, hanno bisogno di gioia. Ecco, la preghiera detta con il cuore, ecco, si realizza. La madre di Gesù va dal figlio e gli dice: Gesù, non c'è più vino. Cosa posso fare io? Non è giunta la mia ora. Invece fa il miracolo che l'acqua diventa vino. Ma un vino speciale, un vino particolare. Appunto che il maestro di tavola, ecco, va vicino allo sposo e gli dice, ecco, tutti quanti, ecco, danno all'inizio vino buono e poi quando sono, ecco, un po' brilli, quello meno buono. Tu hai conservato fino alla fine quello buono. E non sapevano da dove veniva quel vino. Era venuto dal miracolo che aveva compiuto Gesù. Quindi vedete, quando si dice la madre di Gesù, la Madonna, qualcuno dice che la Madonna è morta, doveva essere risuscitata nell'ultimo giorno, cioè tutte queste cose, ecco, come si fa a dirle senza sapere, ecco, l'amore di Gesù per sua madre. Ha fatto un miracolo per l'amore della madre. E pensate, ecco, quando gli ha detto non è giunta la mia ora, ma ha fatto lo stesso il miracolo. Quindi che significa? Che Gesù per sua madre fa qualsiasi cosa, eh? Perché lui è innamorato di sua madre. Ma il male, ecco, vuole separare questa unione con Gesù, con la madre e Gesù. È il male che vuole separare tutto questo. Ecco, non hanno capito tanti che è un amore forte, un amore, ecco, di un'unione che nessuno, ecco, può dividere. E quindi dove sta Gesù, ecco, sta anche la madre. Come ha detto ai suoi apostoli, dice: io vado a preparare un posto, perché dove sono io dovete stare anche voi. E quindi che cosa succede? Gli apostoli possano andare con Gesù e la mamma aspetta l'ultimo giorno. Allora vedete, c'è una confusione nel mondo che fa paura, c'è un'ignoranza nel mondo che fa paura. Ecco, quando si ama si riesce a comprendere, ecco, i sentimenti dell'amore di Dio, ma quando non si ama, ecco, è difficile, ecco, capire quanto è grande l'amore del Signore. Ecco, ha fatto un miracolo, ecco, per l'intercessione della madre. Ecco, hai finito il vino. Donna, cosa posso fare io? Non è giunta la mia ora. Lei risponde ai servi: fate quello che vi dirà. Cioè è sicura di sé che Gesù, ecco, avrebbe fatto il miracolo. Quindi da queste cose dobbiamo capire, ecco, questo amore.
Spirito Santo, ma è stato nel suo grembo. È stato nel suo grembo Gesù, quindi l'ha tenuto nel suo grembo, l'ha cresciuto fino all'età maggiore. Ecco, sempre la madre è stata vicina al figlio. Come si fa a separare, ecco, questa madre dal figlio? Ecco, il mondo è capace di tutto, è capace di tutto. Oggi il mondo vive nella piena menzogna, nel pieno inganno. Quindi la strada è stretta, quella della salvezza. Ecco, non tutti sono disposti a prendere quella strada stretta, quella strada del sacrificio, quella strada di accettare, di superare, di perseverare con la pazienza. Ecco, non tutti sono, ecco, disponibili a prendere questa strada. Tutti quanti vogliono la strada larga, quella che si può fare qualsiasi cosa, dove non c'è limite di niente, tutto si può fare nella strada larga, tutto è accettato dal mondo, ma non da Dio. Quindi chi segue la strada larga significa che non ama Dio, chi invece segue la strada stretta perché ama Dio, perché per amore di Dio si può fare qualsiasi cosa, si può accettare qualsiasi prova, si può superare qualsiasi ostacolo, perché lo si fa per amore del Signore. Se io ho fatto una scelta, allora io per quella scelta devo sapere accettare e superare per andare avanti, per superare gli ostacoli, perché so bene che il male mi metterà degli ostacoli per non seguire Gesù, per non seguire quella strada che mi porta alla vita eterna. Allora questo combattimento fra la carne e lo spirito è forte, è potente. Lo spirito ci porta nella strada stretta, quella della salvezza. La carne ci porta in quella strada larga. Questo è il combattimento, questa è la guerra dentro di noi. Ma se non vinciamo questa debolezza, ecco, sarà difficile ad aprire il nostro cuore al Signore Gesù per convertirci veramente come piace a Dio. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O sol dunque avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questi figli Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pio, dolce Vergine Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.